perché dopo tanti anni la memoria si afflosse, cioè qualcosa si dimentica, ma le cose più tragiche si ricordano sempre. Prima di salire sulle camionette per portarci a Lanzo, ci hanno messo in fila tutti quanti, ci hanno legnato, lì c'era poi il comandante della SS con un manganello. È passato vicino e tu, bandito badogliano, tu partigiano, ci dava delle nervate sulla testa che ci stordiva. Poi ci hanno caricato su un camion e ci hanno portati alle scuole di Lanzo, dove lì c'erano già anche molti altri rastrellati partigiani. Da Lanzo ci hanno caricati il giorno dopo e ci hanno portati al carcere di Torino, detto Nuove, Corso Vittorio. Ci hanno portati lì, ci hanno chiusi nelle celle, 15-20 per cella, per stanza, via dicendo. Dopo 2 giorni ci hanno caricati sui camion, dalle carceri, c'era tutto il Corso Vittorio, ogni pianta c'era una sentinella armata col mitra e avanti eravamo più di 700. Da Torino ci hanno portati a Bergamo, ci hanno scaricati la caserma Cavalli. Ma neanche 2 giorni, no, ora non posso ricordare con esattezza, 24 ore forse meno. Siamo fatti salire di nuovo su dei vagoni e da quel momento lì siamo passati a Tarvisio, questo che posso ricordare che da un finestrino ho letto Tarvisio. E ci siamo portati in Germania. Poi ci hanno portati a piedi inquadrati 5x5, sempre ogni 10 metri un mitra puntato, e ci hanno diretti sulla collina dove c'era il campo di sterminio di Mauthausen. Questo era l'ingresso principale dove noi siamo entrati quando siamo arrivati da prigionieri. E fuori, da una parte e dall'altra, dove adesso ci sono dei monumenti, c'erano le caserme della SS che quando siamo arrivati ci tiravano i catini di acqua sporca in faccia, ci chiamavano banditi, badogliani e traditori fascisti, sfogavano le loro ire contro di noi. Quando siamo stati dentro, un ufficiale in tedesco ci ha detto: voi, quel portone lì si apre al mattino per andare a lavorare e alla sera quando ritornate e per andare a casa vostra si è girato, ha puntato il dito alla canna del forno crematorio che fumava, dice: quella è la strada per andare a casa vostra. Cominciano i trasporti. Infatti, dopo 3 o 4 giorni che ero lì, sento chiamare nel primo trasporto il mio nome. Dopo 10 o 15 chiamate, mi chiamano anche il mio nome. Il nome, non il numero. No, il numero, Vabbè, chiamano il numero. Otto Fumsi Ziberunder Noi, avevate già la sento. giacca col Ecco, numero. sì. Me lo ricordo sempre, 8 Fumsi Ziberunder Neunzehn, che era 58.819. Ci fanno salire su dei camion e prima destinazione, non sapevamo dove ci portavano, ci hanno portati a Gusen 1. Mi ricordo che la prima mattina che sono entrato lì nel Wasserraum del Gusen 1, in un angolo ho visto dei cadaveri con sullo stomaco scritto la matricola sopra, in pennarello. E ce n'era 7-8 tutte le notti. Il nostro gruppo aveva deciso di salire
scegliere una parola d'ordine per che quando arrivavano i capo e le SS per controllo, noi, qualcuno che, di noi che vedeva gridava piove. Io in quell'occasione non ho sentito questo avvertimento, ero raffreddato e con febbre non l'ho sentito. E loro, è arrivato un ufficiale invece del capo, mi ha preso a bastonate con una frusta fin quando mi ha buttato per terra. Quando ero per terra mi ha preso calci, io ho avuto la forza di rialzarmi e riprendere a lavorare, perché solo così era il modo per sopravvivere, altrimenti se non mi fossi mosso mi avrebbe ucciso. Questo è un ricordo che lo porto da quel 20° compleanno tutti gli anni. A quella data lo ricordo sempre. Verso a fine aprile stavamo lavorando di nuovo nella solita costruzione del campo di concentramento Gusen 2 e sento la SS, l'ufficiale della SS che chiamava delle matricole. Ci hanno di nuovo spediti nel campo di concentramento di Mauthausen. Nel Mauthausen ci hanno di nuovo fatto un'altra disinfezione, poi il giorno dopo averci cambiato i vestiti naturalmente perché eravamo a brandelli, ci hanno fatto salire su dei camion e ci hanno mandati a lavorare allo Stahlbau, cioè praticamente era una fabbrica dove costruivano dei carri armati Tigre, e lì c'era un campo di concentramento, ce n'erano diversi di campi di concentramento. Ci hanno mandato lì a Linz, un distaccamento che erano campi di concentramento però controllati da Mauthausen. Tanti anni si è cambiato le strutture, si sono fatti dei palazzi eccetera, hanno demolito tutto, comunque il posto era qui, era questo. C'era molto più verde attorno, non so se era verso il 24 o il 25 di novembre, la mattina quando siamo arrivati dalle 12 ore di lavoro, dopo l'appello ci hanno divisi Linz e Rex, quelli che hanno mandato a destra li hanno mandati nelle baracche a riposare, e noi quelli che eravamo di sinistra, alla sinistra, ci hanno caricati sui camion e ci hanno portato di nuovo a Mauthausen, dove poi siamo passati di nuovo alla disinfezione, alla doccia, che avevamo carichi di pidocchi, dove ci hanno poi buttato quella volta lì dentro quel contenitore di disinfettante, e qualcuno cercava di tenersi fuori e loro le mani, capo e SS, ci buttavano con la testa sotto, che bruciava. Poi ci siamo trovati di nuovo alla stazione di Mauthausen con una destinazione ignota. 3 giorni dopo ci siamo trovati a Birkenau. Siamo arrivati in Auschwitz. Non mi ricordo più la data perché mi sfugge adesso, mi è troppo vago. Sono passati circa 40 anni, quindi le date le ho ricordate fino a qualche anno fa, adesso mi sfuggono. E quando siamo arrivati nevicava, faceva molto freddo, un freddo terribile. Arriva il momento di passare alla disinfezione. Maltrattamenti, bastonate per, diciamo, mettere i prigionieri in fila, in quanto i tedeschi urlavano
e non si capiva cosa intendessero farne di noi. E quindi è arrivato il mio turno e sono passato lì e mi hanno tatuato la matricola sul braccio che porto ancora attualmente. Che il mio numero è 201.561. Adesso riprendiamo di nuovo il racconto dal Monowitz, quando praticamente al mattino si usciva sempre col freddo terribile, passando davanti alla SS, comando Arbeitführer. Mi ricordo che lavoravo in un lager di nuova costruzione dove c'era un gelo di 40 centimetri, anche mezzo metro, assieme a dei connazionali triestini, allora avevo come compagni, e dovevamo fare gli scavi in quel terreno tremendamente duro, con picchi e pale, scavare delle fosse, gettare cemento nel gelo. Poi magari l'SS non capiva questo lavoro che era molto duro, insisteva frustandoci e via dicendo. Questa lapide a ricordo delle stragi delle Marce della Morte non sia stato il posto dove c'era il campo già evacuato, dove noi siamo passati. Hanno fatto una lapide a ricordo. Dove c'era il campo di concentramento era diverso il posto, perché c'era la strada che arrivava, davanti c'era il cancello che si entrava nel campo, e poi c'era una L, un muro, e poi c'era reticolati che lo attorniava, e dentro c'erano 10-12 baracche. Ci hanno spinti il giorno 21 di gennaio in fondo al campo, ci hanno fatti passare in fila indiana tra le baracche e la recinzione, e poi i più deboli, secondo loro, li hanno mandati a sinistra per essere eliminati. E quelli che invece, secondo loro, erano ancora validi per essere sfruttati nelle aziende del Terzo Reich, li mandavano a destra e li mandavano nella tradotta, che era fuori, lontano 20 minuti di strada a piedi. Mi spingevano indietro, spingevano indietro, spingevano indietro. Qui avevo dei cadaveri che arrivavano proprio a questa altezza così, perché ce n'era due, uno sopra l'altro, non ce n'era tre, e tre e uno in mezzo erano sette, mi ricordo sempre. Per un momento mi sono seduto sopra, e già schiacciato lì sopra così, e l'altro, c'eravamo 4-5 seduti sopra, chi sui piedi, chi sulla pancia, chi sulla testa, tutto così. Siamo arrivati a questa destinazione, non si sapeva dove dovevamo andare. Ricordo, siamo arrivati a Buchenwald. Volevo ringraziare il signor sindaco di Weimar per le sue belle parole e acquisizioni che ha detto, ma vorrei anche esprimere quello che sto provando io in questo momento. Sono 62 anni sono passati. Io qui sono arrivato, era il settimo lager che facevo, fra i quali sono arrivato il 26 di gennaio del 1945 da Auschwitz. Dopo una marcia della morte, parte a piedi e parte nei vagoni del carbone scoperti. Ho compiuto 21 anni qui, 20 anni l'ho compiuto a Mauthausen, quindi in totale tra prima che sono arrivato a casa ci ho fatto un anno e mezzo, ero un cadavere. Alla liberazione sono arrivati gli americani quando ci hanno pesati. Eravamo dai 30 ai 40 kg, il più grosso. Eravamo dei cadaveri viventi. Ecco.
all'11 di aprile, vedendo questo apparecchio che ha sfrecciato qui sopra, alle 10:15 è venuto un apparecchio sopra. Noi pensavamo che fossero venuti a sterminarci tutti, perché questo si pensava, gli ordini erano quelli. Invece poi dopo ha fatto il giro qui sopra a bassa quota e abbiamo visto che aveva la stella bianca sui fianchi. Ci siamo messi a urlare: sono gli americani, e sentivamo già il fronte vicino. E qui l'organizzazione clandestina segreta dei pochi che erano a conoscenza avevano nascosto delle armi sotto una baracca, hanno cominciato a tagliare le recinzioni del filo spinato in fondo lì, e le SS, molti erano già travestiti da borghesi, alcuni avevano già abbandonato le armi, e alcuni sparavano nel campo. Quando hanno sentito da fuori essere circondati che rispondevamo al fuoco, sono scappati e noi li abbiamo presi prigionieri. Io sono uscito alle 1:15 con altri 50 ragazzi e uomini della resistenza, siamo usciti di lì. Fuori abbiamo incontrato la prima camionetta degli americani che arrivavano, alla quale ha fatto così la vittoria. Tutti levavamo le mani, loro ci hanno offerto chi delle sigarette, chi voleva fumare, o il cioccolato, le gallette. È stato un momento di grande gioia di ritornare a essere liberi, perché dopo aver passato circa 1 anno e mezzo così era difficile continuare a vivere. Io ho sempre sperato.